Il nucleare è solo un pretesto per piegare la rivoluzione islamica irriducibile al dominio globale degli Stati Uniti. Le parole della guida suprema Ali Khamenei non sono esattamente la migliore benedizione per il nuovo tour de force di colloqui tra l'Iran e le grandi potenze che si apre oggi a Vienna e che dovrebbe continuare per un intero semestre, ma l'Iran non solo deve, ma ha bisogno di trattare. Gli iraniani sono davvero disperati, dice un esperto, la loro economia sta collassando a velocità sorprendente, dalla moneta alla produzione petrolifera tutto crolla, hanno bisogno assoluto di denaro, di nuovi contratti commerciali, di tutto, hanno bisogno di una soluzione, per loro è urgente raggiungere un accordo. Khamenei ha ripetuto quanto già sottolineato in discorsi precedenti: non mi oppongo a queste trattative, ma il negoziato porta la tara dei pregiudizi americani contro Teheran. L'Iran non tradirà la promessa fatta, ma gli americani sono ostili alla rivoluzione islamica e alla Repubblica Islamica, sono nemici della bandiera che voi sventolate e questa ostilità non scomparirà mai, ha detto la guida suprema. I negoziati tra l'Iran e i paesi con diritto di veto in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia più la Germania, verteranno tra l'altro sul destino delle centrifughe iraniane di ultima generazione e del reattore ad acqua pesante in fase di costruzione ad Arak, a sud-ovest di Teheran.